che poi verrà presentato, che poi parlerà a sua volta. E lui argomentava sul fatto che la presenza delle armi nucleari in Italia fosse illegale. Illegale, non diciamo immorale, eccetera, su cui siamo tutti d'accordo, quasi, no? E quindi venne l'idea di approfondire questa tematica, perché se sono illegale, se questa presenza è illegale, allora bisogna agire contro questa presenza. È come se ciascuno di noi fosse a conoscenza di un crimine, no? Abbia notizia di un crimine, è opportuno che agisca, no? Quindi mi chiesi che cosa poter fare, e così ho pensato di coinvolgere la mia associazione. E infatti abbiamo fatto un'assemblea dei soci della mia associazione. Abbiamo proposto che questa idea di commissionare uno studio agli avvocati di Yalana Italia, Yalana appunto un'associazione di avvocati contro la guerra nucleare, per approfondire queste idee, queste ipotesi di Joachim. L'assemblea decise, salvo un contrario, che andava bene, ma a patto che si trovassero altre associazioni disponibili, e così abbiamo iniziato ad operare per trovare queste associazioni, appunto, come diceva Abramo, due anche del Comasco, la rete Como Senza Frontiere e Mese della Pace hanno aderito a questa iniziativa, dunque hanno supportato concretamente questa iniziativa. E ovviamente ci sono voluti alcuni mesi di lavoro degli avvocati per approfondire la cosa, e al settembre l'avevamo commissionata nel 2021, nel 2022 a marzo ce l'hanno consegnato questo studio, e noi abbiamo pensato di pubblicarlo appunto in questo libro. Abbiamo utilizzato Multimage, che è una piccola casa editrice che tra l'altro cura il Festival del Libro per la Pace e la Non Violenza, che è un festival nazionale che si è tenuto a Roma l'anno scorso, che si terrà di nuovo a Roma quest'anno. Ecco, prima di procedere volevo dire che ci sono state delle motivazioni che ci hanno spinto a decidere di commissionare questo studio. Come dicevo, il fatto di della notizia di un crimine, non si può stare indifferenti di fronte a una cosa del genere. E poi c'erano anche delle elaborazioni, delle analisi sulla situazione di pericolo nucleare che stavamo vivendo. Ora, se chiediamo alle persone che incontriamo, tutti sono convinti che esista un pericolo nucleare, no? Perché c'è questa guerra in Ucraina, e le parti in gioco, le parti in causa, in particolare la Russia, gli Stati Uniti e l'America, hanno fatto presente che loro hanno armi nucleari, che sono anche disposte a usarle. Ma nel 2021 questa cosa non era così sentita, no? Ma che cosa c'era in realtà? Beh, anzitutto la presenza di 13.000 armi nucleari, capaci di distruggere 5 volte l'intera Terra, insomma, e quindi di annientare l'umanità. Certo, non erano più le 76.000 del 1986, ma in ogni caso di 50 volte, questa volta solo 5, insomma, in ogni caso il pericolo c'era. Questo pericolo era sottolineato, tra l'altro, dalla presa di posizione dei fisici contro le armi nucleari, dei fisici, degli scienziati contro le armi nucleari americani, quelli che editano il bollettino degli scienziati atomici, che ogni anno identificano la distanza che esiste, date le circostanze, rispetto all'olocausto nucleare, no? E hanno provato a misurare questa distanza in minuti. Se non ci fosse alcuna minaccia, sarebbero 24 ore dalla mezzanotte nucleare, e invece erano 3 anni che loro dicevano abbiamo solo 100 secondi, cioè un minuto e 40 secondi alla fine nucleare, no? E dunque, se lo dicono gli scienziati, uno deve preoccuparsi.
Questo in effetti è anche motivato dal fatto che, è vero, formalmente c'era un disarmo in corso a causa dell'applicazione degli accordi START, ma in realtà era in atto contemporaneamente, ed è in atto purtroppo, una forte modernizzazione degli arsenali nucleari. Pensate che gli Stati Uniti d'America spendono 63 miliardi di dollari l'anno, per 10 anni questo è assicurato, e la Russia ne spende 12 miliardi, diciamo che c'è un quinto, no, di distanza, di differenza tra la spesa russa e quella americana. Tra l'altro vale la pena sottolineare così en passant che la spesa russa per gli armamenti è diciamo un undicesimo di quella americana, un diciottesimo di quella NATO, insomma, e così via. Questo per capire un attimo dove ci si trova. Quindi quest'anno, entro gennaio, questi scienziati decideranno di nuovo quale sarà questa misura. Possiamo ritenere che sarà più corta dei 100 secondi, insomma, ecco. C'erano altre motivazioni che sono queste. Siamo di fronte da un po' di anni a una erosione dell'impalcatura di... Siamo di fronte, grazie. Siamo di fronte ad una erosione dell'impalcatura per il controllo delle armi nucleari e per il disarmo nucleare. Per esempio, il Bush ha fatto carta straccia dell'accordo ABM, cioè Anti Ballistic Missiles, che era un accordo molto importante perché l'equilibrio nucleare si reggeva sulla mutua distruzione assicurata, cioè della possibilità che uno dei due grandi possessori di armi nucleari distruggesse completamente l'altro, diciamo, dissuadere da un attacco nucleare, no? E questo accordo antimissile balistico, chiedeva in sostanza che ciascuna delle due parti non producesse e non schierasse missili antibalistici. Bush appunto ha buttato nel cestino questo accordo facendo intendere che loro volevano costruire uno scudo missilistico contro le armi nucleari della Russia. Un secondo elemento è stato la rinuncia da parte di Trump nel 2018 al trattato sul nucleare iraniano, no? JCPOA. Questo è molto importante perché diciamo, questo spinge l'Iran a utilizzare la propria capacità nucleare civile, a costruire armi nucleari. Sempre Trump nel 2019 ritira gli USA dal trattato INF del 1987, Intermediate Nuclear Force. Questo è il trattato, forse ne avete sentito parlare sicuramente perché è il trattato che hanno sottoscritto Gorbaciov e Reagan appunto in quell'anno. Gorbaciov era appena salito al potere e aveva capito che in Occidente c'era una forte spinta per il disarmo nucleare da una parte, e dall'altra parte l'Unione Sovietica era con le spalle al muro, non poteva fare altro che scegliere la via del disarmo. La scelta si è aperta e ha fatto la proposta agli Stati Uniti di procedere al disarmo di questi missili posizionati in Europa, che avevano una gittata tra i 500 e i 5.000 chilometri. Anche di questo si è fatta carta straccia, come a dire gli Stati Uniti, la NATO, ha intenzione di schierare missili nucleari in Europa di nuovo. C'è poi... c'è poi da dire che anche il più importante, se si vuole, trattato esistente allora, cioè il trattato di non proliferazione nucleare, è un po' in crisi. Ogni 5 anni c'è una riunione, no, delle parti in causa per procedere
per capire come far funzionare questo trattato. Ormai la stragrande maggioranza dei paesi del mondo ha aderito a questo trattato. Ogni 5 anni si fa questa riunione, le ultime 2 riunioni non hanno dato la possibilità di avere una comunicazione comune di come erano andati i lavori. Un'altra cosa che capire quanto siano pericolose le armi nucleari sono le modernizzazioni di questi strumenti. Teniamo presente che appunto tra le tante modernizzazioni c'è quella della velocità, non si parla ormai di missili ipersonici, oppure quella della invisibilità ai radar, oppure quella dell'applicazione dell'intelligenza artificiale al sistema di controllo delle armi nucleari. E se chiedete a qualche scienziato che si occupa di intelligenza artificiale, dice è roba da matti assegnare questo problema all'intelligenza artificiale stessa. Voi sapete che, se non lo sapete ve lo dico, che in questi giorni, proprio in questi giorni, se già non l'hanno fatto, stanno installando nuove armi nucleari sul territorio italiano, oltre che su quello di altri paesi europei. In Italia, a Ghedi ed Aviano, già esistevano armi nucleari B61 che sono in modernizzazione con le B61-12, che non vi sto a spiegare, però sono molto più pericolose delle precedenti. Le chiamano armi di teatro perché appunto utilizzabili sul campo di battaglia, ma hanno una potenza esplosiva che arriva fino a 2,5-3 le armi utilizzate a Hiroshima e Nagasaki. Ecco, nel 2017 è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il trattato di proibizione delle armi nucleari nel 2021, nel gennaio 2021, questo trattato è diventato operativo, cioè è entrato in vigore perché si era raggiunto 50 stati e così via. Dunque, se anche l'Italia sottoscrivesse e ratificasse questo strumento di controllo di disarmo nucleare, ovviamente le armi nucleari che abbiamo a Ghedi ed Aviano dovrebbero andarsene, diciamo nel giro di pochissimo tempo. Ma l'Italia ancora non lo ha fatto. La NATO si è opposta radicalmente alla sottoscrizione e alla ratifica di questo trattato, e praticamente tutti i membri, i 30 membri della NATO, sono tenuti a non sottoscrivere e ratificare il trattato. Tra l'altro la cosa è grave perché questa decisione non è presa dagli Stati Uniti contro gli altri paesi europei, ma è presa comunemente da tutti i paesi della NATO, cioè praticamente tutti e 30 i paesi hanno votato a favore di questa posizione della NATO stessa. Occorre sottolineare da questo punto di vista allora anche i limiti di una campagna molto generosa che in questi anni ha preso piede in Italia, la campagna Italia Ripensaci. Sono 6 anni che c'è questa campagna e dopo 6 governi ancora non c'è stato un risultato apprezzabile, no? Infatti l'Italia continua a dire che non ratificherà questo accordo. Dunque è probabile, anzi dal nostro punto di vista è necessario, cambiare un po' l'atteggiamento nei confronti del governo o dei governi italiani. Non tanto vi chiediamo di disarmare, di ratificare il trattato, quanto noi pretendiamo, noi esigiamo che voi queste armi nucleari le togliate e esigiamo che voi firmiate il trattato di proibizione. Quindi anche questo è stato uno degli elementi che ci ha spinto a commissionare questo studio. E poi non so se anche per voi è così, ma per me, io da qualche anno ormai sento che il tempo stringe il tempo per la minaccia ecologica che abbiamo di fronte, il surriscaldamento globale che ormai è fuori controllo e che scatenerà nuove guerre.
nuove guerre, perché ci saranno, già ci sono, ma spostamenti biblici da un continente ad un altro, da una nazione ad un'altra, e poi ci sarà il problema dell'acqua e della fertilità dei terreni e così via. Ma se aumentano i conflitti, aumenterà anche la probabilità di fare guerre nucleari. Ok, per il momento vi fermo, grazie, lascio la parola a Dolores Kaufschein.